Giancarlo è stato un giornalista che ha combattuto fino a quando non è stato ucciso dopo 26 anni perché credeva nella libertà, nella verità, nella ricerca della verità. Sono comunque storie e vicende che ti colpiscono, anche se io non ho potuto conoscere Giancarlo, né ho potuto seguire la sua vicenda, è comunque un eroe. Sono iniziate ieri le celebrazioni in ricordo del giovane cronista del Mattino Giancarlo Siani, ucciso dalla Camorra 31 anni fa, e proseguiranno fino a stasera con iniziative che coinvolgono istituzioni, autorità religiose, associazioni, studenti ed esponenti della società civile cittadina. Questa mattina in via Romagnello, nei pressi di Piazza Leonardo, è stato inaugurato il murale dedicato a Giancarlo, realizzato da due artisti di strada di fama internazionale, Vuolli ed Alita, proprio nel luogo in cui il giornalista viveva e fu assassinato. Vedendolo da vicino sono dei fotogrammi che raccontano dei dettagli della vita, come ha detto Geppino, della vita di Giancarlo, e si chiude sulla Citroën Meari, l'ultimo capitolo della sua vita, e in quella parte noi il murale se l'abbiamo lasciato quasi non finito, nel senso che se voi lo guardate bene in quella parte è un po' più bianca, perché questa è una storia, la storia di Giancarlo ci insegna che non è una storia finita, è una storia ancora da raccontare. La gente ricorda benissimo l'episodio, ricorda Giancarlo, e quindi la memoria in questa città è molto importante. Noi vorremmo, e qua c'è Luigi De Magistris, che so che è d'accordo con me, fare in ogni punto della città dove è caduta una vittima innocente, mettere un segnale. Questo è un segnale, perché la città deve ricordare le oltre 300 vittime innocenti di questa regione. Lo condivido totalmente, perché accanto alla memoria, al ricordo di una vicenda tragica, c'è la vita che si trasforma attraverso l'arte e si proietta verso il futuro e fa vivere il borgo di memoria, di presente e di proiezione verso il futuro. Quindi Napoli si sta riscattando proprio attraverso l'arte e la cultura, gli artisti di strada e la creatività. Quindi è un messaggio che condivido e che stiamo portando avanti tutti quanti insieme, perché è la città che lo vuole. La giornata del ricordo, alla quale hanno partecipato diverse delegazioni scolastiche, è proseguita sulle rampe intitolate a Siani con la cerimonia di deposizione della corona di fiori del comune. Presenti con il fratello Paolo, il sindaco De Magistris e i rappresentanti della regione e dell'associazione Libera, oltre quelli di magistratura, avvocatura e forze dell'ordine. Iniziative di commemorazione dedicate a Giancarlo si sono tenute anche al Mattino, con i ragazzi che hanno letto i suoi articoli e la consegna delle borse di studio agli allievi della Scuola di Giornalismo del Suor Orsola. La due giorni di commemorazioni si conclude questa sera al PAN con l'inaugurazione della mostra Riscatti di foto inedite su Giancarlo e la presentazione del libro Il contrario della paura del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti.